Il Pineto non va oltre l'1-1 con l'Atletico Terme Fiuggi, riacciuffando nel finale solo grazie ad un calcio di rigore, una gara che si era messa in salita fin dalle primissime battute per gli abruzzesi dopo il passo falso di 15 giorni fa a Rieti. Amaulo cambia modulo tornando al classico 4-4-2. Non c'è Salvatore in difesa alle prese con un problema al polpaccio. Il tecnico biancazzurro arretra Paoli sulla linea dei difensori. A centrocampo Esposito fa coppia centrale con Mininkleri, mentre in avanti c'è Minnozzi a dar manforte a Tomassini. Si schiera a specchio il Fiuggi con Incocciati che dà le chiavi del centrocampo a Forgione e Proia, mentre Basilico fa da collante con la coppia d'attacco Tornatore Cifarelli. Pronti via e dopo 6 minuti doccia gelata per i locali, che vanno subito sotto quando sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Proia, Forgione è il più lesto di tutti a trovare di testa la deviazione vincente e portare in vantaggio i laziali. Il Pineto, colpito a freddo, accusa e al 12esimo rischia di insaccare il raddoppio con una conclusione dalla distanza di Tornatore che termina a lato. Dopo aver tenuto il pallino del gioco per i primi 20 minuti del primo tempo, i laziali arretrano il baricentro, lasciando man mano l'inerzia della partita al Pineto, che prova a riacciuffare le sorti del match. Al 17esimo è Tomassini a sprecare per poca convinzione un'ottima palla all'altezza del dischetto del calcio di rigore, favorendo l'intervento di Novi, che al 25esimo per poco non si lascia sorprendere dalla traiettoria velenosa del colpo di testa di Minnozzi. Il Pineto insiste ma non riesce a trovare il gol del pari, neppure al 28esimo quando Pierpa Paoli gira di testa la punizione di Mininkleri con la sfera che lambisce il palo. Si va così al riposo sul parziale di 0-1 in favore degli ospiti. Nella ripresa il Pineto è costretto a fare la partita, mentre il Fiuggi approfitta degli spazi lasciati dai biancazzurri per pungere, come al minuto 2 quando la difesa locale si fa infilare da Tornatore Cifarelli, con quest'ultimo che a tu per tu con Mercorelli saggia i riflessi dell'estremo locale. La reazione biancazzurra 4 minuti più tardi, punizione di Mininkleri, Esposito gira in mezzo di prima intenzione per Tomassini, ma la sfera si impenna oltre la traversa. Il Pineto fatica a trovare gli spazi, mentre il Fiuggi, ben messo in campo da Incocciati, chiude tutte le porte e Amaulo prova ad inserire forze fresche fuori Serra e Tomassini, dentro Del Mastro e Olcese. E proprio il neo entrato al minuto 17 mette in movimento Minnozzi, che apre per Esposito il diagonale del centrocampista e la pronta risposta di Novi a chiudere lo specchio. Sale di intensità il Pineto, che ora meriterebbe di trovare il gol del pari e che alla mezz'ora grida alla rete quando Olcese di testa impegna Novi, che trattiene la palla sulla linea a detta del direttore di gara Graziella Pirriatore, che tra le proteste biancazzurre interrompe il gioco e fischia la carica sul portiere laziale. Ma i locali continuano a premere sull'acceleratore e trovano l'episodio chiave nel finale, quando Della Quercia se ne va in percussione sulla destra, entra in area e viene messo giù da Proia. L'arbitro indica il dischetto e Mininkleri a fil di palo beffa Novi, portando i suoi sull'1-1. Un pareggio che non fa felice nessuno, ma che evita una sconfitta che avrebbe rappresentato una punizione troppo cocente per i biancazzurri, autori di una buona reazione ma ancora troppo poco concreti. Un piccolo passo in avanti, in attesa di conoscere se la prossima trasferta contro il Monte Giorgio, fortemente a rischio, si potrà disputare o se ci sarà un altro pit stop. Mister Amaulo, un pareggio acciuffato nel finale che però non ha convinto pienamente. Sì, è vero che era importantissimo non perdere, però c'è ancora da lavorare. Secondo me la squadra ha fatto una buona partita, anzi forse il pareggio si sta pure stretto, perché una volta passati in svantaggio su un calcio piazzato dove sicuramente potevamo fare meglio, e quindi ci siamo trovati a fare la partita contro una squadra, un'ottima squadra come il Fiuggi, e già il primo tempo avevamo avuto un paio di occasioni importanti con Tomassini e con Pierpaoli per poter impattare la partita. Nella seconda parte di gara mi sembra che abbiamo giocato sulla metà campo avversaria e abbiamo creato, mi sembra c'è stato un gol, adesso mi dicono i ragazzi che la palla era entrata, io mi fido del loro, diciamo, giudizio, visto che erano vicini all'azione del gioco. È venuto fuori un pareggio, però se le prestazioni della squadra sono queste, diciamo, sono fiducioso per il futuro, perché sappiamo che dobbiamo migliorare, possiamo migliorare, perché abbiamo le qualità per farlo. Schieravamo una formazione
un po' modificata rispetto alle ultime per qualche problema, ecco, di infortuni. Però nonostante questo, ecco, giocatori molto offensivi, perché se guardiamo un po' i giocatori in avanti, i centrocampisti, quindi abbiamo provato a fare la partita, però poi dopo c'è anche una fase di non possesso dove magari bisogna lavorare e sacrificarsi tutti quanti. La squadra ha qualità, secondo me, per poter vincere le partite. Adesso sicuramente è poco un punto, però penso che sia un punto di partenza per poi trovare, inanellare un filotto di vittorie la domenica prossima in poi. Non è che abbiamo subito, abbiamo difeso bene, però inevitabilmente quando decidi di difenderti soltanto spesso capita quello che è accaduto anche oggi, ma io vorrei rivedere anche il rigore, perché a me è sembrato chiaramente dalla panchina che il mio giocatore avesse preso il pallone. Avesse preso il pallone nettamente, quindi però tanto ormai noi ci siamo abituati, perché ogni domenica c'è qualcosa che purtroppo dobbiamo pagare, quindi non ci rammarichiamo per questo. È una partita che la mia squadra, direi, insomma, come avete visto anche voi, ha giocato abbastanza bene. Quando una squadra fa fatica a realizzare, quando gli dici bene pareggia come oggi, quando invece dice male come in altre volte rischi anche di perdere ingiustamente.